Ciao Fatima, siamo qui per l'edizione nuova di Made in Sud. Raccontaci qualcosa di questa edizione, ci saranno novità, cosa dobbiamo aspettarci? Vi dovete aspettare sicuramente grandi risate, perché quest'anno ne vedremo delle belle, vedremo il nostro cast che è composto da ben 40 comici interpretare diversi personaggi. Ovviamente accontenteremo sempre il nostro pubblico, lo zoccolo duro, che è invece abituato ad alcuni personaggi che sono storici e quindi secondo me non devono assolutamente mancare a Made in Sud. Gigi e Rossi interpreteranno gli storici personaggi di Masterchef, Mika e Gomorra, che è un nuovo personaggio fatto nell'ultima edizione, che continueranno a fare perché è ancora in fase di sviluppo, ed io e Elisabetta interpreteremo forse dei personaggi un po' sanremesi, diciamo così. Ma Gigi e Rossi in conferenza stampa erano tremendi, ma ce la fate a sopportarli dietro le quinte? Tesoro, io faccio uso di Valeriane. Ecco, perché se no sarei così, io dico Gigi e Rossi, stai un po'... No, non è vero, sto scherzando. Comunque Gigi e Rossi, con loro sono molto unita e li conosco benissimo. Sono fatti così loro, come li vedi, cioè, sono due cacciaroni, amano scherzare un po' con tutti e forse questa è la loro forza e la nostra forza. Al di là di tutto, comunque si vede tantissimo cameratismo tra tutto il cast. Certo. È fondamentale anche per lavorare. Quanto si lavora meglio, ecco, quando ci sono rapporti così? Ma credo che sia bellissimo non svegliarsi la mattina e dire oh, devo andare a lavorare, che bello, però ci sono i ragazzi, faccio quattro risate. Poi ovviamente, come dico sempre io, Made in Sud è come se fosse una grande famiglia e in tutte le famiglie c'è il momento della pace e il momento comunque della litigata. A volte si litiga anche a Made in Sud, però poi si fa subito pace, perché comunque come una famiglia è giusto mantenere i rapporti sereni. Senti, cosa rispondi alle critiche di chi ritiene Made in Sud forse un po' troppo territoriale? Cioè, alla fine i numeri parlano chiaro, nel senso che alla fine territoriale beep, però Made in Sud funziona, abbiamo visto comunque questo grande riscontro di pubblico. Poi è certo che noi che lo facciamo il programma forse ci rendiamo conto che forse dovremmo un po' aprirci a anche altri comici, dovremmo altri dialetti se vogliamo. Però c'è da dire che, ripeto, noi siamo una squadra e una compagnia, siamo una compagnia stabile che sono 40 comici, noi facciamo le teatrali, facciamo le tournée, siamo sempre gli stessi che ci spostiamo, quindi a questi 40 se ne dovrebbero aggiungere altri e come ben sai molto spesso nelle dirette, nei tv, come appunto la Rai, in alcune reti come queste qui, ci sono comunque dei tagli e delle difficoltà di inserimento di tutti i comici. Però mai dire mai, mai dire mai. Ti faccio l'ultima domanda, se facevate il tifo per il vostro Michael Bublé sul palco dell'Ariston. Ma stai scherzando? È pubblicato su Instagram, su Twitter, su Facebook. Io sono... Poi ovviamente con lui ho fatto Bublé per tanti anni, ho fatto sempre la spalla con lui. Quindi vi dire Carlo Conti che diceva le mie battute, esatto, è stata una cosa tremenda, però è stata divertente, è una soddisfazione, no? Quando vedi un comico, un tuo comico, e soprattutto mio, lo dico veramente mio, perché Bublé lo considero veramente mio, sul palco dell'Ariston, Carlo Conti, tanto di cappello, poi è andato benissimo.